GF VIP 7, Edoardo Stratton Antonella un litigio, video. La conoscenza nata al Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo Dunnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essere arrivata al capolinea. Nella tarda serata di giovedì 26 gennaio, i due coinquilini hanno avuto un nuovo confronto ma è terminato senza trovare un punto d'incontro. Edoardo ha più volte preso per il braccio Antonella per farla restare seduta sul letto e ascoltare quello che doveva dire. La nuova crisi tra Edoardo e Antonella è nata per via dell'amicizia del volto di Forum con Oriana Marzoli. Fiordelisi non ha gradito che il suo partner prima abbia nominato Oriana e poi si sia pentito. Dalla 29 puntata del Grande Fratello VIP 7 sono nate una serie di incomprensioni che hanno portato i due ad un punto di rottura. Nella tarda serata di ieri, Dunnamaria ha avuto un ulteriore confronto con la influencer salernitana. Mentre Fiordelisi si stava alzando dal letto per tornare dagli altri vipponi. Edoardo l'ha presa per il braccio più volte per farla tornare seduta ad ascoltare il discorso. Il giovane volto di Forum è convinto che la 24enne gli abbia mancato di rispetto in varie occasioni. Nel momento in cui Antonella ha deciso di alzarsi e andare via, Dunnamaria le ha urlato: "Vattene, sparisci chi ti vuole". Il gesto di Edoardo Dunnamaria non è passato inosservato ai telespettatori del reality show. Su Twitter, moltissimi utenti hanno condannato il gesto del concorrente romano. Un utente ha commentato: "Non provare a dirgli che è violento o aggressivo, perché lui non lo è. Lui è Santa Maria Goretti dai Parioli". Un altro utente ha affermato: "Assurdo il suo atteggiamento. Ma come si permette?". Un altro utente ha sostenuto che Edoardo aveva ragione nella discussione. Ma è passato dalla parte del torto per aver strattonato Antonella. Durante la 29 puntata del Grande Fratello VIP 7 Edoardo Dunnamaria ha nominato Oriana Marzoli. Perché ci è rimasto male di alcune sue affermazioni. Al termine della puntata, Edoardo ha compreso che con il suo voto ha contribuito a mandare Oriana a un televoto eliminatorio molto difficile perché si scontra con Nikita Pelizzone e George Chupilan. Di conseguenza, il giovane volto di Forum ha chiesto scusa alla sua amica. L'atteggiamento di Dunnamaria. Però, non è stato gradito da Antonella Fiordelisi. A quel punto tra i Dunnalisi sono nate una serie di incomprensioni. Fiordelisi ha insinuato che Edoardo stia agendo di strategia e abbia paura a nominare i suoi amici. Dal canto suo, Dunnamaria ha precisato di essere dispiaciuto che una sua amica possa essere eliminata dal gioco anche per colpa sua.